ha inizio nel dicembre del 1949. Il pubblico si affolla agli autosaloni per vedere l'auto. La compagnia stima di poter vendere dalle 15 alle 35.000 automobili, ma il primo anno riesce a produrne solo 1.200. Dal momento che la Saab ha in magazzino una certa quantità di vernice verde militare, tutte le sue prime auto sono verdi. La Saab inizia a vendere auto in Svezia e a esportarle negli altri paesi scandinavi. Questo provoca l'arrivo di capitali stranieri, fondamentali per l'acquisto dei materiali di importazione. Il motore due tempi è leggero, semplice ed economico da produrre. In più, quelli con la stessa cubatura di un quattro tempi possono avere il doppio della potenza, perché a parità di giri gli scoppi avvengono il doppio delle volte. La combinazione di leggerezza e potenza permette ai motori a due tempi di avere un rapporto peso-potenza molto più favorevole rispetto ai motori a quattro tempi. Queste caratteristiche offrono agli ingegneri della Saab un'idea precisa su come migliorare l'immagine della loro auto. Il successo nelle gare di rally potrebbe attirare l'attenzione dei clienti e aumentare le vendite. Poche settimane dopo l'inizio della produzione, due auto vengono iscritte al rally di Monte Carlo. Arrivano al traguardo, ma senza vincere. Tuttavia la casa continua a crederci e per la fine dell'anno la sua squadra vince l'impegnativo rally di Svezia. La Saab ormai è lanciata. Nel 1955 Sason realizza una versione aggiornata dell'auto che state ammirando, la 9-3. Ridisegna il frontale mentre gli ingegneri potenziano il motore a tre cilindri. Di serie eroga 38 cavalli, ma la versione da rally arriva a 65. Piloti come Erik Karlsson iniziano a fare pubblicità all'auto. Dopo aver vinto il rally di Finlandia, Karlsson afferma che non si può guidare un'auto più solida di questa. Ma non tutti vogliono correre. La gente è attratta dalle Saab perché sono sportive e divertenti. Sono auto economiche in grado di aprire nuovi orizzonti alle famiglie svedesi sempre più numerose. Il loro brillante motore a due tempi è molto apprezzato per la sua capacità di trasformare un tranquillo weekend in campagna in un rally. Nel 1956 la Saab crea scalpore al Salone di Stoccolma con la sua prima auto sportiva, la Saab Sonet Super. È un'auto scoperta da competizione a due posti. La sua carrozzeria in fibra di vetro è montata su un telaio di alluminio, realizzato nel rispetto delle nuove regole da competizione. Il motore è un tre cilindri a due tempi, che eroga 57 cavalli a 5.000 giri. Viene autorizzata la messa in produzione, ma ne vengono realizzate solo 6. Altre automobili più pratiche ricevono il via libera. La prima station wagon della Saab, la 9-5, viene presentata nel 1959. Sixten Sason ha realizzato un veicolo slanciato con una sorprendente quantità di spazio interno. C'è anche un terzo sedile reclinabile rivolto all'indietro che la trasforma in una 7 posti. Ma sono in arrivo altri nuovi modelli. Nel 1960 la Saab presenta la 9-6. È leggermente più larga e rotonda. La 9-6 è dotata di climatizzazione e ha un motore più potente. L'auto è il modello di maggiore successo della compagnia e viene costruito per tutti gli anni 60. La produzione passa dai 30.000 ai 50.000 esemplari. Ljungström chiede ai suoi ingegneri di trovare un sostituto per il motore a due tempi. Questo motore ha dei limiti molto seri. Si comincia a lavorare e a testare nuove soluzioni. I clienti sono impressionati dal livello tecnologico e dalla qualità generale di queste auto. Sono robuste e affidabili e sono fatte per durare. Ma l'esperienza ha dimostrato che il due tempi non dura quanto il fratello a quattro tempi. Ormai è chiaro che la mancanza di un circuito di lubrificazione dedicato aumenta l'usura delle sue componenti. In più, l'olio presente nella miscela provoca un'intensa fumosità allo scarico. Col passare dei chilometri il fumo oleoso aumenta in modo esponenziale. Dallo scarico escono gocce di olio incombusto.
Ljungström sa che gli inconvenienti del motore a due tempi non possono essere risolti. La compagnia continua a sfruttare l'unica qualità indiscutibile del motore a due tempi, il rapporto peso-potenza. E mentre gli ingegneri lavorano sul suo sostituto, le Saab continuano a partecipare ai rally. È un periodo di grande successo sportivo per la casa svedese. Successi che portano numerosi riconoscimenti a livello internazionale e che trasformano Erik Karlsson in un eroe interno all'azienda. Le sue tre vittorie consecutive nel British Royal Automobile Club Rally del 60, 61 e 62 si aggiungono alle vittorie al Rally di Monte Carlo del 62 e del 63. Un competitore formidabile che conquista tutte le prime pagine sportive. Sembra che Karlsson sia in grado di vincere senza fatica e le sue vittorie hanno una tale risonanza in Svezia che per Ljungström non è facile ottenere l'autorizzazione a procedere con lo sviluppo del motore a quattro tempi. Alla fine, dopo lunghe discussioni, la proposta viene accettata e il due tempi arriva alla fine della sua carriera. Nel 1966 un esultante Ljungström presenta una Saab 9-5, rivisitata con un nuovo motore a bu a quattro tempi della Ford. Il nuovo motore ha subito successo. Ma per il due tempi non è ancora la fine. Quello stesso anno la Sonet rinasce col nome di Saab Monte Carlo e con motore tre cilindri due tempi. La casa spera che questa due posti sportiva possa attirare gli automobilisti americani. Ma in un mercato dove i rally europei hanno pochissima risonanza, il due tempi non ha futuro. Nel 1968 viene sostituito dal V4 e le vendite cominciano a crescere. In quello stesso anno una tragedia colpisce la Saab. Sixten Sason muore proprio all'inizio di una nuova era per la compagnia. Il due tempi ormai è la storia e la Saab sta per lanciare il suo modello di maggior successo. La Svezia e il resto dell'Europa occidentale sono sempre più ricche. È tempo di costruire un'auto adatta al cambiamento dei tempi. La Saab è pronta a soddisfare il mercato con la 9-9. Si tratta di un'auto completamente nuova. La 9-5 e la 9-6 sono ancora in produzione, ma la 9-9 segue l'onda del futuro. Anche se la 9-9 è un'auto totalmente diversa, è inequivocabilmente una Saab. L'estetica non è l'unico cambiamento. La nuova auto è piena di novità. Ha un motore più grande, la prima trasmissione automatica prodotta dalla compagnia, i tergifari e i sedili ampiamente imbottiti con poggiatesta incorporati. Inizialmente la 9-9 monta un motore disegnato dalla britannica Triumph. Successivamente viene sostituito da un 4 cilindri prodotto in Svezia. Quest'auto permette alla Saab di salire di livello. Viene costantemente migliorata. Per pubblicizzare la sua nuova auto, la Saab la fa partecipare nuovamente ai rally. Viene provata anche una novità, il turbocompressore. Nel 1979 Stig Blomqvist vince il rally di Svezia su una Saab 9-9 Turbo. La prima auto di questo tipo a vincere una gara mondiale di rally. La Saab Turbo diventa un vero cult. Lanciata al Salone di Francoforte nel 1977, riceve un'enorme attenzione da parte dei media. La Saab non è l'unica compagnia a introdurre nuove tecnologie nelle gare di rally. Viene rapidamente superata dalle concorrenti più ricche e si ritira dalle gare. Concentra i suoi sforzi sul design e i processi costruttivi. Vengono installati nuovi computer e le fabbriche vengono robotizzate. Il risultato di questo investimento è la Saab 900, un successo immediato. Viene costruita dal 1979 al 1993. Diventa un'auto molto popolare. Ne vengono vendute a